Buongiorno, questo pezzo si intitolerà Manuale del vicino di casa. Capiremo alla fine perché si intitola così. 15 anni or sono, nell'appartamento a fianco al mio, sul mio pianerottolo, è venuto a stare un personaggio curioso, bizzarro, un uomo dall'età compresa tra i 60 e i 70 anni, 1,75 m, capelli brizzolati, lunghi da dietro con la chierica al centro che d'estate viene voglia di chiamare aeroporto di Malpensa delle Zanzare. I capelli dietro lunghi non danno l'idea che poi un giorno saranno chiusi con una sorta di codino, proprio no, perché lui è un tipo vintage. Indossa i camperos, un giaccone blu, inoltre ha una macchina tipo la Gran Torino dell'omonimo film di Clint Eastwood, quindi molto vintage. A proposito di Clint Eastwood, volevo dire che lui è un grandissimo figlio di puttana, perché da grande uomo di destra ha trovato il modo di spillare i soldi alla sinistra facendo film con tematiche di sinistra, perché è risaputo da tempo immemore che quelli di sinistra vanno al cinema mentre quelli di destra vanno al bingo o allo stadio. Inoltre, non capisco perché si sia incaponito così in una polemica violenta contro Barack Obama. Forse la verità vera e non perché è il primo negro che è diventato presidente degli Stati Uniti, ma perché c'è il cazzo più grosso del suo ed è uscito con Beyoncé. Adesso che ci penso io con Clint Eastwood, qualcosa in comune ce l'ho. Non sono uscito con Beyoncé. Tornando al mio vicino di casa, ha altre caratteristiche veramente curiose. Nel suo appartamento non ho mai visto entrare né uomini né donne. E talvolta, quando lui entra, c'è un silenzio tombale, come se fosse entrato un fantasma. A volte mi chiedo, ma esiste questo vicino di casa? Inoltre, le bizzarrie non finiscono, perché di notte, verso le 3:30, 4, io ascolto, provenienti dall'appartamento a fianco, perché il muro è confinante, dei gemiti, delle urla di piacere femminili, che si concludono con una sorta di urletto finale che mi hanno dato l'idea che probabilmente lui si fa delle grandissime seghe, cioè un segaiolo, ma di brutto. Non so dirlo con un altro termine, onanista? No, diciamo le cose come stanno. Fuori l'ipocrisia. Inizialmente avevo pensato: no, ma questo che lavoro fa? Che mestiere fa? Sempre proveniente dal muro confinante del mio appartamento, alcuni pomeriggi, cazzo, ma questo sempre in casa sta, non ha un cazzo da fare. Alcuni pomeriggi che io ero libero e stavo a casa a riposare, cercando di scrivere magari, sentivo che lui parlava al telefono, ma probabilmente su Skype, e concludeva queste sue telefonate con una risata, come dire, ciclopica, che si sentiva, risuonava e rimbombava in tutto il palazzo. E dopo tutto ciò lui si metteva al pianoforte ed eseguiva un pezzo classico di pianoforte o altri pezzi che io non ho saputo riconoscere, pur essendo un buon esperto di musica classica, probabilmente composti da lui. Mi sono fatto quindi l'idea che lui sia una specie di professore di musica in pensione che tiene delle lezioni online e che fa un po' di tutto online. La mia fidanzata, che quando viene disturbata anch'essa nel pomeriggio, quando non lavora, viene a casa, si riposa magari. Cosa si è inventata per contrastare tutto ciò? La mattina lei mette a tutto volume una cassa attaccata al muro dell'appartamento confinante, mettendo a tutto volume questa cazzo di musica,
che è un tormentone insopportabile di Shakira, che si lamenta in questa canzone con il suo compagno, il suo marito Piqué, giocatore di calcio del Barcellona, che l'avrebbe tradita scambiando un Rolex per un Casio. Ma che Casio me ne frega a me di tutto ciò? Cioè, ma rilassati, no? Voglio dire, ti vuoi tenere un uomo che ormai non può fare manco più il terzino nella Pro Vercelli. Ma insomma, e comunque, una volta uscendo dal mio appartamento ci siamo incrociati con il nostro amico, con il mio vicino di casa. Era sotto Natale ed è successo che praticamente lui mi ha fatto gli auguri e mi ha porto la mano per stringergliela, ma visto che comunque la sera precedente era avvenuta la performance di qui sopra, conclusa con un goduta finale e catartico pezzo al pianoforte successivo, e considerando che questo non usa neanche il gel per i capelli, figuriamoci il gel per le mani, ho pensato di nicchiare e dire: il cane mio tanto è. Lui così è rimasto un po' interdetto, e io, per mascherare un po' questo imbarazzo, ho detto: beh, ma sa perché c'è il Covid, auguri, auguri, perché c'è il Covid. Ed ecco perché questo pezzo si intitola Manuale del vicino di casa, cioè manuale non sta per libro, questo si è capito, no?